frutto di un'idea di due giovani musicisti salernitani, Massimo Santoro, bassista e chitarrista, e Emilio Melfi, percussionista, nasce l'associazione di promozione sociale Musica Attiva, spazio giovanile completamente dedicato alla musica e alla cultura, con una particolare attenzione al sociale. Attività di integrazione e inclusione, nonché proposte di corsi gratuiti per le fasce deboli della popolazione, sono infatti alla base dell'operato di questa associazione, che lavora sia in una ex scuola elementare a Matierno, sia nel centro sociale Arbostella, entrambi centri polifunzionali. Musica Attiva è nata ormai più di 10 anni fa, nel 2012. Ci occupiamo di sociale, di musica, di inclusione. Teniamo appunto in carico 60-70 minuti del quartiere Matierno, un quartiere a rischio. Qui abbiamo realizzato la prima scuola di musica sociale gratuita per il territorio, quindi siamo orgogliosi di questo, perché è una vera e propria scuola civica. Ovviamente abbiamo il patrocinio del Comune di Salerno, delle politiche sociali, e abbiamo realizzato la prima scuola civica credo del Sud Italia. La bontà del lavoro svolto sia da un punto di vista socio-educativo che artistico con i ragazzi dei due centri si è potuto constatare dalla produzione del musical inclusivo ed educativo Pinocchio, messo in scena lo scorso giugno. Questa esperienza, estremamente impegnativa ma anche molto gratificante sia per i ragazzi che per gli educatori, verrà riproposta anche quest'anno con la produzione del musical Il libro della giungla. Infatti i ragazzi, i bambini possono appunto seguire i corsi, i laboratori gratuitamente, tutti i giorni. Abbiamo corsi di chitarra, batteria, canto, recitazione. Come dicevo prima, abbiamo intrapreso collaborazioni con altri soggetti del settore, quindi perché noi crediamo molto nella cooperazione tra gli enti, nella collaborazione tra gli enti. In questo centro, nel centro polifunzionale aggregativo Matierno, siamo noi, associazioni Attiva, la PS di Cantastore che si occupa di teatro, la cooperativa Giovamente che si occupa di sostegno scolastico per PS e DSA e la cooperativa Gala, il titolare appunto del centro della legalità. E sì, noi a Costella teniamo un corso, un laboratorio di arti sceniche inclusivo realizzato dai maestri Francesco Viscolo e Alessandra D'Onofrio. Anche lì abbiamo realizzato 2 anni fa, mi sembra, un video che addirittura venne ricondiviso da Giovanni. Un video sul suo brano Ragazzo Fortunato, e l'esperienza è bellissima perché portavano i ragazzi in studio di registrazione, registravano, parlavano e realizzavano questo simpatico video che venne ricondiviso dall'artista. Ed è stato un motivo di grande orgoglio per